cifra quasi record, 230.000 euro, la campionessa è lei, Bice, la nostra super Bice che ieri sera ha già vinto, ma questo non vuol dire successo, mettiamo lì un attimo. Tra i piccoli grandi ricordi, adesso ci mettiamo la cuffia, non pensiamo ad altro se non alle parole da scegliere per arrivare in fondo a questa fantastica ghigliottina da 230.000 euro. Posso andare? Sì. Decide lei, campionessa. Allora, parto. Lavaggio. Coraggio. Coraggio. Ghigliottina. Ripartiamo da lavaggio, da questa parola. Scegliamo la seconda. Vuoto. Voto. Voto. Ghigliottina. Bene, la campionessa si è subito riorganizzata, ha cambiato modo di scegliere, di pensare. Vai, Bice. Minima. Massima. Massima. Ghigliottina. Bene. E siamo a tre parole di questa ghigliottina, una tessera dopo l'altra del mosaico, la quarta, lettere oppure vocali? Lettere. Ghigliottina. L'ultima, dopo aver trovato vocali, pericolo, rischio. Pericolo. Ghigliottina. Brava! Giocheremo per 57.500 euro. Le parole questa sera sono lavaggio, voto, massima, vocali, pericolo. Un minuto da adesso, Bice. Dai, buona fortuna! La campionessa ha scritto, puoi levarti la cuffia, Bice, lavaggio, voto, massima, vocali, pericolo. Cosa avete scritto? Cosa ha scritto Bice? Ha scritto la stessa parola che sto per far saltare fuori dalla busta? Noi speriamo di sì, ci mancherebbe. Facciamo il tifo per questa ragazza fantastica, preparatissima. Lavaggio, voto, massima, vocali e pericolo. Quando vorrai girerai la tua scheda e noi scopriremo cosa hai scritto. La campionessa stasera ha scritto tensione, prego, tensione. Diciamo che non mi si è accesa la lampadina come ieri, però massima tensione. Poi il pericolo per i fili, per esempio, ad alta tensione. Una tensione dopo per sapere i risultati del voto. Certo. Tensione, vocali, non lo so, la tensione con cui si pronunciano. E con lavaggio... non saprei. Com'è la strada per tornare su da te alla Twill? Com'è la Twill? La Twill. La Twill. Tornanti? Montagna? Sì. Scenario? Perché tu mi hai detto pericolo, la tensione.
dico tornanti, no? Ad esempio, sì. Siamo là, naturalmente raccomandiamo sempre massima prudenza, andiamo piano, guidiamo con cautela, però alle volte c'è l'animaletto nel segnale di profilo, che ne so, tipo cervo, il danno, sì. Il cervo? Attraversamento animali. Perfetto, così, no? E c'è l'animale che... Adesso lascia stare la tensione, ma se c'è l'animale noi stiamo guidando, quel cartello ci dice che c'è un pericolo, quindi sono... Si avverte una... Sì. Allerta? No? Sto, sì, e noi stiamo allerta. Chi fa il bucato a casa, tu o il compagno fisico? Il compagno, il compagno non fisico, fisico, l'altro. L'uomo che salva le persone nella neve. Dice, tesoro, ma qua nell'etichetta non ci stanno scritti... Non so se le indicazioni di lavaggio, le indicazioni. Ho cercato di indicare in questo momento di tensione, le indicazioni di lavaggio, le indicazioni di voto. Dice, che facciamo? Il partito dice, votate così. Le indicazioni di massima, non è che proprio dice si è sperticato, però ci sono state delle indicazioni di massima. Le indicazioni vocali per venirti a trovare... E poi magari le indicazioni di pericolo, andiamo piano, guidiamo con cautela, guardiamo i cartelli che ci danno. Appunto le indicazioni, purtroppo stasera le indicazioni che ti posso dare sono che la parola non è tensione, bensì indicazioni. Ma ci riproviamo domani sera con la nostra fantastica vice. La nostra...